The Finibus Terre. Oggi su WhatsApp Economy abbiamo uno sfondo un po' diverso dallo studio. E proviamo a fare un esperimento, proviamo a fare un video un po' più alla Mercadini. Sperando che la mia dislessia non mi tradisca, perché non ho abbastanza tempo per montare tutto e quindi proviamo questo esperimento qui. Di cosa parliamo oggi? Beh, oggi verrà annunciato il premio Nobel all'economia e quindi parliamo un po' di questo premio Nobel all'economia e di che cosa si tratta più in particolare. Nel frattempo scendo questa scalinata che è l'acquedotto pugliese, la parte finale dell'acquedotto pugliese. Eccoci qua, abbiamo fatto tutte queste scale in discesa, adesso le faremo in salita perché mi voglio male. No, a parte gli scherzi, riprendiamo il discorso. La dinamite, cosa c'entra la dinamite? Ci arriviamo. La dinamite aiutò molto lo sviluppo della seconda rivoluzione industriale, questo perché veniva utilizzata per creare delle miniere in modo da andare a recuperare materie prime importanti per lo sviluppo economico appunto della fine del 1800. In realtà era già stata inventata la nitroglicerina, il problema è che la nitroglicerina era molto instabile, quindi era molto difficile da maneggiare, mentre la dinamite era molto più stabile e quindi più facile da maneggiare. E ovviamente la dinamite, come la nitroglicerina, fu utilizzata anche per motivi non economici, bensì bellici, ma questo è un altro discorso. L'inventore della dinamite fu Alfred Nobel, proprio l'inventore dei primi Nobel. Alfred Nobel alla fine del 1800 era una delle persone più ricche d'Europa, però non aveva eredi e quindi inventò i premi Nobel. Decise appunto ogni anno di elargire una somma a scienziati che avevano reso un dono all'umanità tramite le loro scoperte. In particolare le scienze premiate dai premi Nobel, Alfred decise di darle alla chimica, alla fisica e alla medicina. In più decise di aggiungere un premio Nobel alla letteratura, che era una delle sue grandi passioni. E poi alcuni speculano che aggiunse anche il premio Nobel per la pace proprio per sdebitarsi dall'invenzione della dinamite. Questa è solo una ipotesi, invece altri dicono che decise di implementare il premio Nobel perché una sua grande amica, insomma, voleva questa cosa qui. Ora, manca all'appello una materia, e cioè l'economia. E infatti Alfred Nobel non inserì mai l'economia all'interno di queste materie qui. E però noi abbiamo attualmente, infatti oggi verrà eletto il premio Nobel per l'economia. E quindi da dove deriva questo premio Nobel per l'economia? Beh, deriva dal 1968, anno in cui... che spettacolo! Nel 1968, anno in cui la Banca di Svezia decise di implementare il premio Nobel per l'economia, anche se appunto il comitato della Banca di Svezia non ebbe mai il coraggio di modificare il trattato scritto da Alfred Nobel, quindi in realtà il premio Nobel per l'economia non è mai stato ufficialmente un premio Nobel per l'economia, perché appunto i trattati comprendono solo quelle materie che ho enunciato prima. E quindi la Banca di Svezia ogni anno dal 1968 premia gli economisti che hanno dato un grande contributo all'umanità tramite le loro scoperte economiche. Quindi il premio Nobel per l'economia ha una storia molto più recente rispetto a quella degli altri premi Nobel ufficiali, perché iniziarono ad elargire questi premi fin dal 1901. Quindi è una storia molto più breve, quella del premio Nobel per l'economia. È una storia anche molto più controversa in realtà. Per scrivere questo video, che in realtà sto andando a braccio, ho comprato questo libro qui, Economisti da Nobel, che mi ha aiutato a fare questo video. Poi dopo farò una breve recensione di questo libro. Quindi dicevamo che il premio Nobel per l'economia è molto discusso. In prima battuta perché molti storcono il naso ad affiancare materie definite scienze esatte, o scienze naturali, meglio dire, perché scienze esatte ci sarebbe da aprire un'enorme parentesi su cosa significa scienza esatta, ma comunque molti storcono il naso ad affiancare scienze naturali come la chimica, la fisica, all'economia, che tutti sappiamo che è una scienza non esatta, non è esatta come scienza. Ma perché non è esatta come scienza? Nel frattempo sto avendo il fiatone, sì, perché le scale sono un po'... fanno 25 gradi a ottobre, sembra primavera, però in realtà è ottobre, fa molto caldo e ci sono le scale e sembra un ciccione di merda in questo momento, lo so. Ma continuiamo con il nostro discorso. Perché non è esatta l'economia? Beh, in realtà l'economia non è esatta non perché gli economisti sono più stupidi dei chimici o dei fisici o per qualsiasi altra ragione, ma perché l'economia sconta una grande sfida che affronta tutti i giorni, e cioè quella che
deve studiare un ambiente in continuo cambiamento, in continuo movimento, in continua trasformazione. Infatti basta pensare ad esempio all'economia del 1800, che è totalmente diversa dall'economia attuale, come l'economia attuale sarà completamente diversa rispetto all'economia tra 50 anni ad esempio. Quindi diciamo che sconta questa cosa e soprattutto ha a che fare con delle persone che sono totalmente irrazionali nelle loro scelte. Anche sul tema della razionalità ci torneremo. E quindi molto difficili da prevedere e da studiare, cosa che in realtà un atomo di per sé, o ad esempio un legame chimico, o appunto come funziona un apparato della medicina, non ha questa problematica qui dell'essere umano che pensa in modo stupido e agisce anche in modo abbastanza discutibile. Quindi scontando queste due sfide, l'economia non potrà mai essere una scienza esatta. Però appunto la Banca di Svezia ha deciso comunque di premiare questi economisti qui. In realtà gli economisti hanno sempre cercato di scontare questo gap di scienza esatta utilizzando sempre più spesso, fin dal 1800 in poi, tramite appunto da Marshall, da Alfred Marshall in poi, si cercò di utilizzare sempre di più la matematica e la statistica. Nel frattempo gente che mi disturba, in realtà io sto cringendo tantissimo perché non sono abituato a fare queste cose qui. Da Alfred Marshall in poi, nel frattempo il santuario di Leuca, così, nel frattempo cose a caso. Da Alfred Marshall in poi, quindi dalla metà del 1800, si introdusse sempre di più l'utilizzo dell'economia, della matematica e della statistica nella scienza economica per dare questa sembianza di scienza, appunto, a causa del positivismo e tante altre cose, no? Adesso non voglio dilungare troppo il discorso, però si implementò sempre di più la matematica e la statistica all'interno dello studio dell'economia per appunto cercare di colmare questo gap che era presente rispetto a tutte le altre scienze esatte, come si vuol dire. Infatti ci sono molti vincitori dei premi Nobel che in realtà non sono economisti, bensì sono dei matematici, sono degli statistici, alcune volte sono degli psicologi. E quindi diciamo che l'economia ha risposto a questa critica del non essere una scienza esatta utilizzando sempre più modelli matematici e statistici. Cosa comporta però questo utilizzo di questi modelli? Che appunto sono dei modelli, quindi utilizzano delle semplificazioni per rappresentare la realtà con, appunto, con la matematica, e questo appunto allontana l'economia dalla realtà, andando appunto a creare degli strumenti come ad esempio l'homo economicus, oppure la razionalità assoluta dell'individuo, oppure la capacità di preferenza di un individuo, tanti argomenti che rendono il soggetto che studia l'economia qualcosa del tutto al di fuori della persona. E anche nel libro viene molto spesso criticata questa funzione, che è vero, allontana lo studio dell'economia dalla realtà, ma aiuta tantissimo a capire determinati eventi, determinati concetti che comunque possono essere applicati all'interno dell'economia. Altre critiche al premio Nobel sono il fatto che, al contrario appunto della medicina o della chimica, che appunto sono delle scienze esatte, e che quindi una scoperta viene sostituita da un'altra, quindi costruendo un nuovo standard, in realtà molti dei premi Nobel hanno costruito delle teorie economiche che sono del tutto opposte a quelle magari costruite da premi Nobel vincitori negli anni passati, che comunque esistono contemporaneamente, quindi una teoria non viene mai sostituita da un'altra. Questo perché? Ritorniamo sempre al concetto che l'economia studia un ambiente in continuo movimento, e quindi possono coesistere delle teorie economiche completamente diverse. Questo perché magari una teoria economica spiega ad esempio la crisi del 29, come ad esempio potrebbe essere la teoria economica keynesiana, ad esempio. Come ad esempio una teoria economica classica spiega gli albori del capitalismo con Smith del 1800. Quindi ogni modello, tramite le sue semplificazioni, può rappresentare un periodo storico e quindi può coesistere con altre teorie economiche. E qui dobbiamo capire una cosa fondamentale, e cioè che dobbiamo sempre analizzare i modelli economici all'interno del contesto in cui sono stati creati e a quale scopo sono stati creati.
Infatti, ad esempio, il modello economico, che poi in realtà non ha costruito un vero e proprio modello keynesiano, non è stato veramente costruito da Keynes, ma questo è un altro discorso, è stato costruito all'interno della crisi del 29, all'interno di un contesto dove lo Stato aveva il 20% dell'economia mondiale, dell'economia del paese in possesso dallo Stato, e quindi si è costruito un certo frame teorico economico keynesiano, cosa che attualmente lo stesso frame ha delle storture, perché ovviamente il contesto è cambiato e attualmente la stragrande maggioranza dei paesi ha una regolamentazione del PIL comandata dallo Stato intorno al 50%, e anche con cifre superiori se contiamo le attività economiche non controllate direttamente dallo Stato, però in un certo senso amministrate in maniera indiretta, diciamo. Nel frattempo il Signore ci disturba perché siamo davanti a una chiesa. Quindi questo è un importante concetto da apprendere quando ci si approccia all'economia, allo studio dell'economia, cioè che gli economisti ci danno dei modelli, ci danno degli strumenti per capire la realtà, ma è importante usare lo strumento giusto alla realtà giusta e non creare delle religioni, cioè non andare a pensare che un unico modello possa spiegare l'intera realtà, qualsiasi contesto economico che noi abbiamo davanti lo può spiegare un singolo modello, perché come abbiamo detto l'economia cambia, la realtà cambia, il modello fa delle assunzioni precedenti che influiscono sulle conclusioni, e quindi questo cambia molto il modello, perché se le assunzioni che fa il modello, che sono state decise dallo stesso economista tra l'altro, sono diverse dall'ambiente che dobbiamo studiare, beh ovviamente il modello, per quanto sofisticato possa essere, non funzionerà. In inglese si dice shit in, shit out, cioè merda hai prima, utilizzando il modello più sofisticato che puoi avere, sempre merda avrai, ti darà indietro il modello. Quindi questo è molto importante da capire, che gli economisti ci danno gli strumenti devono essere utilizzati in maniera adatta. Quindi ci sta la critica che molti economisti vincitori del premio Nobel abbiano costruito delle teorie completamente discordanti tra loro, ma questo non ci deve spaventare, ci deve far capire queste cose qui. Un'altra critica al comitato del Nobel per l'economia è quella che molto spesso ha seguito le correnti economiche in voga nel periodo in cui appunto è stato eletto il premio Nobel. Quindi se ad esempio negli anni 70 era in voga la teoria monetarista, il comitato del Nobel tendeva a premiare di più gli economisti che erano d'accordo a quella corrente economica. E anche qui è una critica fondata, ma non ci deve stupire più di tanto, perché il comitato Nobel, non so se lo sapete, ma è fatto da esseri umani con le proprie inclinazioni, con i propri difetti, con i propri modi di pensare, con i propri preconcetti, e quindi ci sta. Purtroppo non siamo degli esseri perfetti, sbagliamo, questi sbagli si ripercuotono anche al contesto economico e alla produzione economica, e ci stanno anche queste cose qui, cioè che magari molto spesso c'è una critica per quanto riguarda il premio Nobel, il comitato dei Nobel, che non ha mai osato a premiare degli economisti molto validi, ma che magari andavano controcorrente rispetto alla corrente economica dominante in un determinato periodo storico. Purtroppo è vero, potrebbe essere vero, però dobbiamo sempre capire che abbiamo a che fare con esseri umani e con tutti i loro difetti. Un'altra critica al premio Nobel, ce ne sono tantissime, ad esempio una storia. Due economisti che sono, adesso ve lo dico, due economisti hanno vinto il premio Nobel per aver studiato la valutazione dei prodotti finanziari, dei derivati. In particolare sono Scholes e Merton, fondarono un modello economico per valutare appunto questi derivati, che sono degli strumenti finanziari, vennero appunto premiati per il premio Nobel nel 1998, se non sbaglio. Fondarono anche una società finanziaria che investiva nel mercato finanziario, utilizzava i modelli costruiti dagli stessi Merton e Senten. Aspettate un attimo, tutto in diretta, no? Vi ripeto, sto andando a braccio. Da Scholes e Merton, quindi questa società finanziaria che all'interno aveva Scholes e Merton utilizzava dei modelli finanziari costruiti da Scholes e Merton, erano degli modelli finanziari molto sofisticati, accurati anche soprattutto, utilizzavano dei concetti matematici molto complessi e hanno contribuito allo sviluppo della teoria economica. Il problema è che, applicate alla realtà, un anno dopo, a causa di una forte scossone dei mercati finanziari russi,
questi modelli non funzionarono più e la società finanziaria che era stata aperta da questi due economisti dovette fallire. Quindi qui, anche qui vediamo, no, che molto spesso molti modelli sono funzionali per se funzionano all'interno dell'economia reale, se matchano con l'economia reale. Però purtroppo l'economia reale, appunto, abbiamo detto che è in costante mutamento e quindi il modello non poteva assolutamente prevedere che in Russia ci sarebbe stata una crisi finanziaria e quindi il modello non avrebbe più funzionato in maniera adatta. Quindi abbiamo degli economisti premiati col premio Nobel per l'economia che hanno costruito dei modelli funzionanti sotto determinati aspetti, molto sofisticati a livello matematico e statistico, che hanno vinto un premio Nobel per dei modelli che un anno dopo si sono rivelati non corretti, anche se attualmente vengono comunque utilizzati per costruire lo studio di determinati mercati finanziari. Questo perché appunto dobbiamo capire che il premio Nobel molto spesso viene dato perché una determinata teoria, un determinato economista ha contribuito alla crescita della teoria economica, anche se alla fine dei modelli successivamente si sono rivelati sbagliati, ma non totalmente corretti. Comunque ha questo premio che ha contribuito alla crescita della teoria economica. Un altro esempio curioso, un'altra polemica riguardante i premi Nobel è il fatto di un economista di un paese in via di sviluppo, adesso vi dico il nome, che ha ideato il microcredito, qualcuno sicuramente l'ha già sentito questa parola, ha scoperto che in paesi in via di sviluppo era molto conveniente creare dei sistemi che applicavano dei microcrediti. Il suo nome è Muhammad Yunus, che appunto scoprì questo microcredito che aiutò molto i paesi in via di sviluppo. C'è tutta una storia interessante che vi invito a vedere. Questo qui è stata molto criticata questa storia perché Yunus non è stato insignito al premio Nobel per l'economia, bensì qualche anno dopo è stato insignito al premio Nobel per la pace. E diciamo che questa è una cosa abbastanza dissonante, no? Ti fa storcere un po' il naso un economista che aiuta la crescita di un paese in via di sviluppo e che aiuta tante persone ad uscire dalla povertà, che viene insignito del premio Nobel per la pace e non per l'economia. Di nuovo, ritorniamo al discorso che il comitato Nobel è fatto di persone che possono sbagliare o che possono soffrire di determinati difetti che tutti noi abbiamo. Come questa ce ne sono tante altre storie, tanti economisti molto importanti per la crescita della teoria economica che non sono stati premiati da questo premio Nobel, come ad esempio Galbraith, storico economico, o tanti altri, perché magari i premi Nobel non vengono dati alle persone morte anche, quindi molti economisti che magari sono vissuti nel 1800, all'inizio del 1900, non hanno questo premio Nobel. Come appunto tanti altri economisti che magari per alcune critiche fatte al comitato o per alcune idee molto controcorrente non sono stati premiati, quando in realtà avevano tutto il diritto di ricevere dei premi Nobel. Ci sono stati anche alcuni economisti che sono stati fortemente criticati perché si pensava che non erano meritevoli di un premio Nobel per l'economia. Insomma, la storia è veramente ampia e appunto, come vi dicevo, ho utilizzato questo libro che, a detta stessa dell'autore, non è un libro di storia economica, non è neanche un libro di macroeconomia o di economia, della didattica dell'economia, diciamo, ma utilizza appunto gli autori, gli economisti che hanno vinto il Nobel, utilizza questo stratagemma per raccontarci un po' dell'economia e di tutte queste sfaccettature che vi ho anche raccontato. Per quanto riguarda la recensione del libro, lo consiglio sì, ma non per chi si approccia per la prima volta a un libro di economia. Infatti consiglio molto altri libri, ad esempio Storia dell'economia di dello stesso Galbraith che abbiamo appena citato. È un libro molto buono per avvicinarsi all'economia. Questo non lo consiglio a chi si approccia all'economia perché segue un ordine cronologico, segue un ordine logico, ma non poi così tanto. E quindi diciamo che è consigliato a chi non è alle prime armi di economia. È un libro però molto interessante, che ci fa capire molte cose riguardo all'economia, alla scienza economica,
diciamo che alcuni difetti li ho trovati. Molto spesso si focalizza troppo sulla battaglia tra liberisti e statalisti, keynesiani e classici, che secondo me è un po' stucchevole. È utile questa distinzione a livello didattico, ma poi non ci fa capire fino in fondo la scienza economica e tutti i modelli economici che sono stati redatti dagli economisti. Quindi diciamo che questa distinzione a me stufa un po', perché appunto è utile molto più a livello didattico rispetto a capire effettivamente che cosa ci vuole dire l'economia. È troppo bianco e nera questa distinzione e diciamo che non ci aiuta nella comprensione di questa materia. Cerca di tenersi... Cerca di tenersi il più distante possibile, il più neutro possibile nell'analisi di tutti gli economisti e dei suoi modelli, anche se a volte non ci riesce, ma ripeto, siamo esseri umani e quindi ci sta questa cosa qui. Diciamo che lo consiglio per chi vuole approfondire alcuni economisti, perché appunto non ci dà una visione totale di un modello economico, non ci dà una visione approfondita di un economista, ci dà tramite degli sprazzi, degli aneddoti, un po' ci racconta anche della teoria economica, ci dà una visione generale degli ultimi 40 anni di premio Nobel, della storia del premio Nobel. Sì, insomma, oggi verrà annunciato il premio Nobel, vediamo, però uno dei più importanti lezioni che ci può dare questo libro, come anche tutta la storia dei premi Nobel, è che l'economia è ampia, è molto difficile da affrontare, richiede una sfida estremamente complessa come quella della comprensione della realtà, che è molto complessa e mutevole e ha a che fare con gli esseri umani, che sono per definizione delle persone stupide. Appunto questo avevo detto di... L'economia utilizza il tema della razionalità per capire determinati comportamenti economici, quando in realtà, poi lo dice anche il libro stesso, molto spesso questa cosa non funziona, ma anche gli economisti sapevano che assumere l'uomo come perfettamente razionale era lontano dalla realtà, però ci serviva per fare determinati ragionamenti economici. E niente, vedremo chi vincerà il premio Nobel per l'economia nel 2019. Insomma, questi sono un po' gli insegnamenti, che l'economia è sfaccettata e non bisogna... L'economia ci dà una lente per capire il mondo, ma questa lente deve essere libera, non deve essere offuscata da preconcetti di chi utilizza appunto l'economia. Sto entrando in macchina. Quindi di non cadere nel tranello di prendere una teoria economica come una religione, bensì di utilizzare ciascuna teoria economica nel modo appropriato, perché non esiste una teoria generale che spiega il mondo come funziona, probabilmente non esisterà mai, perché il mondo è in continua evoluzione, quindi una teoria economica che magari potrebbe spiegare alcune dinamiche odierne non le spiegherà in futuro, e quindi di non fossilizzarci su un concetto economico e di non fossilizzarci soprattutto sui nostri preconcetti, perché aver gestito magari un'azienda o magari avere 100 euro nel portafoglio non ci rende degli economisti. Il lavoro degli economisti lo stanno facendo abbastanza bene gli economisti attuali, al massimo delle loro forze, però dobbiamo capire che l'economia è complessa, bisogna cercare di capirla il più approfonditamente possibile, però è una grande sfida. Ma non per questo ci dobbiamo spaventare. Quindi niente, vi lascio, forse il video è durato anche troppo, spero di essere stato abbastanza chiaro, spero di avervi un po' appassionato riguardo questo libro e anche della storia dei premi Nobel e riguardo appunto un po' di storia dell'economia. Niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!